Ancora ben ritrovati con Milano Pavia News, edizione Pavia. Ci sono i drammatici fatti di Voghera in primo piano in questo telegiornale. Prima però i nostri titoli. Lo sparo dopo una violenta discussione tra l'assessore alla sicurezza di Voghera Adriatici e un uomo di origini marocchine. Il drammatico fatto è avvenuto martedì sera in piazza Meardi. L'omicidio di Voghera ha scatenato una catena di reazioni politiche. Nessun far west si è difeso le parole del leader del Carroccio. I valori democratici non sono negoziabili, replica il PD. L'avvocato, ex poliziotto, assessore alla sicurezza di Voghera, eletto lo scorso anno in quota Lega. È il ritratto di Massimo Adriatici, l'assessore che si è autosospeso dopo l'omicidio. Una scheda per tutti gli studenti dei collegi, compilabile su base volontaria. Una campagna di promozione vaccinale sono le novità di Edisu, l'ente per il diritto allo studio. E saranno 5 gli atleti pavesi che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo con la maglia azzurra. Quella di quest'anno è la squadra olimpica con più atleti pavesi di sempre. La cronaca in apertura con un'ampia pagina dedicata ai drammatici fatti di Voghera che in queste ore hanno avuto una eco nazionale nella serata di ieri al termine di un diverbio. L'assessore alla sicurezza, eletto in quota Lega, Massimo Adriatici, ha sparato a un cittadino di origine marocchina in piazza Meardi. I fatti sono stati ricostruiti, ma ancora vi sono ancora dei dubbi chiaramente al vaglio degli investigatori. Cerchiamo di fare un punto della situazione nel nostro servizio. Un cerchio giallo disegnato sulle mattonelle di fronte al bar ligure, telecamere, giornalisti, fotografi e i gestori del bar, cinesi, che dicono di non aver visto niente. Questo rimaneva mercoledì mattina in piazza Meardi a Voghera sulla scena del crimine. L'omicidio, finito su tutte le prime pagine delle agenzie di stampa di un marocchino di 39 anni, Younes El Bassettaoui, a sparare con una pistola regolarmente detenuta. Attorno alle 22.30 di martedì sera, l'assessore alla sicurezza del comune di Voghera in quota Lega, Massimo Adriatici, che è stato posto agli arresti domiciliari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i sanitari del 118 che hanno trasportato in ambulanza il ferito al pronto soccorso. Inizialmente le condizioni dell'uomo non sembravano gravi, poi un'emorragia interna e improvvisa lo avrebbe portato rapidamente alla morte sopraggiunta nella notte. Dai primi accertamenti condotti dai carabinieri sembra che Adriatici, 47 anni, abbia esploso un colpo di pistola calibro 22 verso il marocchino dopo una lite. Ai carabinieri che indagano sull'accaduto, l'assessore avrebbe spiegato che il colpo sarebbe partito accidentalmente quando lui era a terra, dopo che El Bassettaoui lo aveva spintonato facendolo cadere. Secondo quanto si è appreso, la lite sarebbe scoppiata dopo che Adriatici era intervenuto per allontanare il marocchino, pluripregiudicato per spaccio di droga e danneggiamenti, che stava infastidendo alcuni avventori del locale. La situazione però è degenerata ed è sfuggita di mano fino al drammatico epilogo che ha portato alla morte del 39enne. Secondo quanto riferito da ADN Cronos, la procura di Pavia starebbe lavorando sull'ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa, anche se al momento gli arresti domiciliari sono stati disposti per omicidio doloso. La procura valuta inoltre il conferimento di altre consulenze tecniche, inclusa quella balistica, che potrà confermare o smentire la versione di Adriatici. Questa dunque è una prima ricostruzione dei fatti, in attesa ovviamente di ulteriori aggiornamenti. Tante le reazioni, abbiamo detto, a questi drammatici fatti di Voghera, chi ha difeso Adriatici, chi lo ha condannato. Prima però andiamo a conoscere meglio l'assessore alla sicurezza, protagonista di questo fatto di cronaca. Massimo Adriatici, l'assessore che ha ucciso con un colpo di pistola un marocchino di 39 anni martedì sera a Voghera, è originario della città ed è figlio di un comandante della polizia stradale. 47 anni, Adriatici è avvocato penalista dal 13 gennaio 2011, quando ha aperto uno studio legale e abbandonato la carriera nella polizia, iniziata nel 1995, dove aveva ricoperto il ruolo di sovrintendente. Sul suo profilo Facebook si legge inoltre che è docente di diritto e procedura penale presso la scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Alessandria e professore a contratto di diritto processuale penale presso l'Università del Piemonte Orientale. Militante della Lega, era stato eletto con 115 preferenze nell'ottobre del 2020 e nominato assessore alla sicurezza e alla polizia locale nella giunta di centrodestra guidata dal sindaco Paola Garlaschelli. Nel tentativo di contrastare l'escalation di episodi di spaccio di droga, violenza e risse, proprio qualche ora prima dell'accaduto aveva firmato un'ordinanza che vietava la vendita di alcol in contenitori di vetro. In precedenza era salito agli onori delle cronache locali per altre iniziative come DASPO e sanzioni contro i bivari.
Bracchi. Adriatici risulta essere l'assessore più ricco della giunta di Voghera con un reddito dichiarato di circa 137.000 euro. Tante le reazioni, alcune stanno arrivando proprio in questi minuti anche in redazione, reazioni chiaramente politiche. Iniziamo proprio da Voghera, dall'amministrazione, il sindaco Garlaschelli che ha affidato una nota alla posizione. Abbiamo preso la tragica notizia che ha coinvolto il nostro assessore, attualmente non conosciamo la dinamica dei fatti, ha detto, restiamo in attesa di avere maggiori informazioni e confidiamo nell'operato della magistratura. Nel frattempo, come abbiamo ribadito, l'assessore ci ha comunicato la sua autosospensione sino all'esito del giudizio che lo vede indagato. Questa è l'amministrazione di Voghera, ma i piani più alti, anche Matteo Salvini, il segretario federale della Lega, è sceso in campo in queste ore a sostegno dell'assessore alla sicurezza. Sentiamolo. Altro che Far West a Voghera, si fa strada l'ipotesi della legittima difesa. Un docente di diritto penale, ex funzionario di polizia, avvocato penalista noto e stimato in città, in questa bella città in provincia di Pavia, vittima di un'aggressione, ha risposto, accidentalmente è partito un colpo che purtroppo ha ucciso un cittadino straniero che, secondo quanto trapela, è già noto purtroppo in città e alle forze dell'ordine per violenze, aggressioni, addirittura atti osceni in luogo pubblico. Quindi prima di condannare una persona per bene che si è vista aggredita e avrebbe reagito, ho sentito che addirittura da sinistra, dal PD, si chiedono prese di distanza, aspettiamo la ricostruzione dei fatti. Non ci sono cittadini che con il legittimo possesso delle armi vanno in giro a sparare a fronte di un'aggressione come extrema ratio. Ovviamente la difesa è sempre legittima, e se fosse vero che il soggetto, che purtroppo è morto, perché la morte non è mai una bella notizia, era già noto e arcinoto alle forze dell'ordine, ai commercianti e ai cittadini di Voghera, evidentemente non si è trattato di un regolamento di conti. La difesa, quella all'interno del centrodestra, in particolare del Carroccio, condanne arrivano invece dal posto schieramento di centrosinistra. Nel prossimo servizio ricapitoliamo tutte le posizioni. Vediamo. I gravi fatti di Voghera hanno infiammato lo scontro politico tra chi difende a spada tratta Adriatici parlando di legittima difesa e chi condanna senza se e senza ma l'accaduto parlando di Far West e definisce l'omicida uno sceriffo che già in passato aveva mostrato atteggiamenti muscolari e intransigenti. La morte di una persona è sempre da scongiurare, ha sostenuto l'eurodeputato del Carroccio Angelo Ciocca, ma la dinamica è senza dubbio di legittima difesa e l'augurio è che ancora una volta non si strumentalizzi politicamente quanto accaduto. Più attendista la posizione del senatore pavese e della Lega Gianmarco Centinaio, che si dice senza parole invita ad abbassare i toni, sottolineando però che la difesa dell'ordine pubblico è prerogativa esclusiva delle forze dell'ordine. Bisogna capire realmente come sono andate le cose. È impensabile che per difendersi eventualmente una persona debba andare in giro armata. Ci sono le forze dell'ordine che sono preposte a questo e ci sono le istituzioni che lo dovrebbero fare e che lo devono fare. Io penso che il ruolo in questo momento della politica debba essere quello di abbassare i toni e cercare soprattutto di aiutare chi è predisposto e chi lo fa per lavoro, cioè l'ordine pubblico nel nostro paese. Durissimo il commento del Movimento 5 Stelle regionale, che parla di tragedia assurda e di una maggioranza vogherese incapace e pericolosa che non è in grado di garantire i più elementari requisiti di ordine pubblico. I cittadini vogheresi li hanno votati, ha detto Simone Verni, probabilmente per avere più ordine e sicurezza, ma si ritrovano a vivere nel Far West. Il Partito Democratico in regione parla di un fatto gravissimo che deve far riflettere e bolla come fuori luogo le dichiarazioni di Matteo Salvini. Quello che è accaduto a Voghera è un fatto gravissimo e tutti dovrebbero fermarsi a riflettere. Innanzitutto la Lega, anche perché le dichiarazioni di oggi
di Matteo Salvini che parla di legittima difesa sono fuori luogo. Sono i magistrati che devono accertare la dinamica di quanto è accaduto. Quello che rimane certo è che la difesa dei cittadini e la tutela dell'ordine è di competenza delle forze dell'ordine. Non si può pensare di lasciare spazio alla giustizia fai da te. La vicenda ha acceso ovviamente il dibattito anche in città. Questo è il commento del capogruppo di Alleanza Civica, Pier Ezio Ghezzi. Da una parte una persona problematica e dall'altra parte un pubblico ufficiale, assessore con la delega alla sicurezza che gira armato. No? È un episodio che sicuramente fa male alla città, fa male a chi la governa e fa male a chi crede alla politica con la P maiuscola. La politica che segue le regole non le interpreta a modo suo. Oltretutto l'assessore di Attici aveva dietro una storia nella polizia, quindi in grado sicuramente di riuscire a gestire situazioni così problematiche. È che il fallimento, noi diciamo, già registrato nei primi mesi della giunta Garlaschelli, che si era ripromessa di rivoltare la città, di renderla sicura, e noi ci troviamo qui oggi con un morto da una parte e con un assessore agli arresti domiciliari. E proprio in questi minuti è arrivata anche la presa di posizione di Elena Lucchini, che oltre ad essere parlamentare del Carroccio e segretario cittadino di Voghera, ci rattrista che una persona abbia perso la vita, ha detto: mi auguro che le indagini si concludano velocemente per far luce sulla vicenda. Rispetto e fiducia nel lavoro della magistratura. L'assessore Adriatici ha trascorso una vita al servizio dei cittadini, come ricordato, nelle forze dell'ordine, sul campo, nelle file della polizia. Un avvocato molto stimato in città, proseguito, una persona che si è autosospesa dalla giunta. Il cittadino straniero che ha perso la vita era un irregolare, aveva già ricevuto due decreti di espulsione dal nostro paese a giugno e a luglio di quest'anno ed era già noto alle forze dell'ordine per i suoi comportamenti violenti. Questa è la presa di posizione arrivata in redazione pochi minuti fa. Chiudiamo per il momento questa ampia pagina dedicata ai fatti di Voghera, su cui torneremo anche nelle prossime edizioni con altri dettagli. La pagina inerente all'emergenza sanitaria, iniziamo con una iniziativa dell'EDISU, l'ente per il diritto allo studio a Pavia, per aiutare gli studenti nei collegi. Vediamo. Una scheda anamnestica per tutti gli studenti dei collegi, compilabile su base volontaria, e una campagna di promozione vaccinale. Sono le novità promosse dall'EDISU, l'ente per il diritto allo studio universitario di Pavia. È stato il presidente dell'ente, Francesco Rigano, ad annunciare le due iniziative a margine della conferenza stampa di martedì per le lauree STEM al femminile. L'università e i collegi sono luoghi di scienza, ha sottolineato il professor Rigano, e la pandemia ci ha insegnato molto sulla gestione della situazione sanitaria. Anche sicurezza, ragionevole sicurezza sanitaria. Sotto questo aspetto i collegi EDISU hanno imparato moltissimo in questi due anni di emergenza Covid e stanno andando oltre. Mi piace di dire che a tutti i nostri collegiali all'ingresso verrà somministrato, su base volontaria naturalmente, una scheda anamnestica, quindi questo ci consentirà, per chi lo vorrà, di avere una quadro della situazione clinica della persona e poi partirà. L'università è luogo di scienza e i collegi sono luoghi di scienza e partirà una motivata e articolata campagna di promozione vaccinale. Ammesso che ci sia ancora qualche collegiale che non sia vaccinato, ma certamente in questo momento credo di poter dire che tutti quelli che hanno voluto vaccinarsi sono stati vaccinati. Credo che saremo attorno all'80% della presenza e questo per noi è molto importante. Sicurezza dei collegi e scientificità degli studi. Sicurezza che passa dai vaccini, come ricordato dal presidente di EDISU, e come di consueto andiamo a fare il punto giornaliero con il supporto delle nostre grafiche, che ci dicono innanzitutto che
le due dosi sono arrivate al 44,30%, siamo quasi a metà strada, diciamo così, in Lombardia, un dato che si avvicina di molto a quello nazionale, come vedete dalla nostra prima pagina delle grafiche. Va detto che il numero delle vaccinazioni rispetto alle scorse settimane sta leggermente scendendo, eravamo arrivati stabilmente alla tripla cifra. Nella giornata di ieri in Lombardia sono state somministrate comunque 94.501 dosi. C'è attenzione di nuovo al tema dei nuovi contagi, che era finito un po' in secondo piano. Vedete come però il dato della provincia di Pavia, ricordiamo, i nuovi positivi ogni 100.000 abitanti calcolati su base settimanale sono 16 ogni 100.000, la metà di quello che avviene a livello nazionale, dati comunque da tenere sott'occhio. Un'emergenza sanitaria che non è solo e strettamente legata anche al Covid, come denunciato dalle RSA, la carenza di personale nelle strutture di cura, ma anche nei paesi con la carenza di medici di base rischia di essere davvero un grande problema. Andiamo a sentire. Dalla carenza dei medici di base nei comuni a quella del personale sanitario nel settore dei servizi. Nei giorni scorsi oltre 50 rappresentanti del sistema sociosanitario della provincia di Pavia si sono riuniti all'Istituto Santa Margherita per discutere delle tante difficoltà legate alla pandemia da Covid-19. La lettura e anche la risposta al problema che lei poneva. Effettivamente questo problema è sentito. La stanchezza derivata da questo anno e mezzo di pandemia ha lasciato sui nostri pretendenti tavoli, sulle scrivanie e anche sulla quotidianità, ha lasciato un problema di risorse umane. Non troviamo medici, non troviamo infermieri professionali e altre figure. Questa è la voce, la sintesi dell'incontro con tutti e 50 i soggetti, oltre 50 soggetti gestori, e questo è un grosso problema. Noi non abbiamo la soluzione in tasca, ma avvertiamo questo grosso problema come un problema difficilmente da superare, ma con un spirito costruttivo assolutamente positivo lanciamo, presenta agli organi sovraordinati, questo appello. Appello che loro conoscono bene, e sicuramente insieme intorno a un tavolo riusciremo praticamente a vedere quali saranno e potranno essere un po' le soluzioni oppure le deroghe eventuali ad esigenze organizzative e gestionali che comunque oggi ci mettono davvero in ginocchio. La carenza di personale nelle RSA e nelle strutture di cura rischia di essere un grosso problema per i mesi a venire. Per questo motivo occorre un dialogo con il governo per elaborare una strategia concreta. Si è cercato di sfidare una contingenza che nel breve periodo non avrà soluzioni in positivo. La carenza di personale è una carenza che arriva da lontano e ci porterà ancora lontano. È chiaro che le strutture tutte, compresa l'ASP, si stanno ponendo nell'ottica di garantire qualità dei servizi, garantire le prestazioni e chiedere dei cambi organizzativi che non incidano proprio sul livello prestazionale. Quindi credo che le indicazioni siano state di tutto, come dire, di tutta soddisfazione proprio per dare soluzione ai problemi. La seconda questione che lei ha posto è proprio quella di vedere queste strutture, questo patrimonio di questa provincia, che è un patrimonio conquistato dai pavesi nel corso degli ultimi decenni, di vederlo come una grande risorsa proprio nell'ottica anche del Piano Nazionale di Ripresa, che vede proprio nella disabilità, nella vulnerabilità, nella cronicità, vede un problema da dover affrontare, ponendo tra l'altro, come giustamente fa il Piano Nazionale, delle risorse adeguate per dare soluzioni e per dare indicazioni a questi bisogni. Quindi credo che le strutture non solo abbiano indicato quali sono le attuali criticità, ma si siano già messe nelle condizioni per poter rispondere in positivo alle sfide del prossimo futuro. Voltiamo pagina, ricorderete l'incendio all'ex scalo ferroviario sempre a Pavia in via Arismondo, che aveva creato forti allarmi soprattutto tra i residenti della zona per la presenza di fibre di amianto sui tetti dei capannoni andati a fuoco. Terminata la bonifica, il prossimo 26 luglio si riunirà a Pavia in comune la Commissione Sanità e l'ATS darà gli ultimi aggiornamenti. Sentiamo.
La politica del capoluogo torna a parlare del maxi incendio che circa 4 mesi fa aveva completamente distrutto i capannoni dell'ex scalo ferroviario di via Rismondo a Pavia. Il prossimo 27 luglio alle 18.30 è convocata infatti a Palazzo Mezzabarba la riunione della Commissione Sanità presieduta dal consigliere comunale di Forza Italia Lidia De Cembrino. Tema di dibattito, come si può leggere nella stessa convocazione, l'aggiornamento della situazione post-incendio di via Rismondo. Preziosa sarà in tale ottica la partecipazione alla riunione della direttrice di ATS, Marazzi, oltre all'assessore alla sanità di Palazzo Mezzabarba, Anna Zucconi. Già nel recente passato, proprio in una commissione consigliera ad hoc, ATS aveva fornito una relazione piuttosto dettagliata a tutti i consiglieri comunali componenti della commissione. La novità principale di queste ore risiede nel completamento delle procedure di bonifica del sito. Per questo motivo la direttrice Marazzi sarà chiamata ad integrare il documento fornito al Mezzabarba subito dopo l'incendio con i risultati aggiornati. Sono passati circa 4 mesi dal maxi rogo che ha distrutto i capannoni dell'ex scalo ferroviario nella notte tra il 10 e l'11 aprile. Un incendio che aveva fatto scattare anche l'allarme tra i numerosi residenti della zona per la presenza di fibre di amianto sul tetto della struttura andata distrutta. Ma già nel corso dell'ultima riunione in comune ATS aveva rassicurato tutti, confermando che le rilevazioni effettuate non avessero riscontrato valori anomali di fibre di amianto in atmosfera. Danni limitati, grazie soprattutto all'utilizzo di una speciale vernice sui resti dello scheletro che ha bloccato possibili dispersioni. Il prossimo 27 luglio verranno forniti gli ultimi dati per chiudere definitivamente la vicenda. A proposito di incendi, la scorsa notte i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere un vasto incendio scoppiato in una legnaia di via Belvaschi a Sairano, una frazione di Zinasco. Stiamo vedendo alcune immagini, sono andati a fuoco circa 600 quintali di legna, un trattore che è stato completamente distrutto. Sul posto sono intervenute squadre da Pavia, Mede e Robbi. I pompieri hanno utilizzato anche del liquido schiumogeno per poter abbassare le fiamme e mettere in sicurezza l'intera area. Dopo 6 ore di lavoro, fortunatamente l'incendio è stato domato. Ora si indaga sulle cause del rogo. Dai primi accertamenti svolti sembra che possa essere doloso. Lo sport adesso, le Olimpiadi ormai alle porte e anche Pavia sarà presente con la delegazione più numerosa di sempre. Saranno 5 gli atleti pavesi che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo con la maglia azzurra. Si tratta di Angelica Olmo, che gareggerà nel triathlon, Rebecca Nicoli per il pugilato, Federico Burdisso nel nuoto, Mauro Nespoli per il tiro con l'arco e Manfredi Rizza nella canoa. A loro si aggiunge anche Nora Milanesi, che vive e si allena a Pavia, ma che gareggerà per il Camerun, paese natale di mamma Rachel. Quella di quest'anno è la squadra olimpica con più atleti pavesi di sempre, una grande soddisfazione per il comitato provinciale del CONI. Quest'anno 5 atleti, poi ci sono anche i paralimpici ovviamente, Monica, Cecchetto, Cornegliani. Abbiamo la soddisfazione di vedere premiato il mondo sportivo pavese, che è un mondo sportivo di un livello molto, molto alto, uno standard molto elevato, che ben figura in tutte le discipline. Poi abbiamo questi picchi che ci rendono estremamente orgogliosi. E insomma, pensare che nel mio terzo mandato di CONI poter assistere a questi giochi olimpici con 5 atleti presenti, tra l'altro di grande spessore, quindi per me è una grandissima soddisfazione. Cioè, sarebbe diventato vanitoso anche un santo in questo caso. E al loro rientro gli atleti pavesi saranno premiati per la loro partecipazione alle Olimpiadi nel corso di una cerimonia a Palazzo Mezzabarba. Ma beh, certo, non abbiamo potuto farla in comune, non abbiamo potuto fare gli auguri personalmente agli atleti in partenza per Tokyo, perché giustamente le loro federazioni li hanno messi in una bolla in modo tale che non potessero correre dei rischi di contagio, ed è una cosa molto importante perché le Olimpiadi sono un appuntamento importante che si svolge ogni 4 anni, un appuntamento molto importante per gli atleti. Sarebbe stato sciocco da
parte loro rischiare di venire infettati, essere infettati dal virus e quindi dover rinunciare a questo appuntamento. Ma questo non ci impedisce di farlo al ritorno. Al ritorno dalle Olimpiadi, gli atleti che rappresentano la provincia e la città di Pavia verranno ricevuti sicuramente in comune nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo Mezzabarba e daremo loro un riconoscimento per il fatto di aver portato la città di Pavia e la provincia di Pavia a Tokyo. Questo lo faremo sicuramente insieme al delegato provinciale del CONI, con Luciano Cremonesi, con il quale avevamo cercato un contatto con i vari atleti prima della loro partenza. Non è stato possibile farlo, ma questo va bene e lo faremo però sicuramente al loro ritorno, sia per i 5 atleti che parteciperanno alla prima fase delle Olimpiadi, sia per gli atleti che parteciperanno alla fase successiva, alla fase degli sport paralimpici. Ed è tutto per il momento, vi ricordo l'appuntamento in prima serata con Itinerari.